Ospite d'eccezione alla CISL, la storica sede di Viattadino 23 ha infatti ricevuto la visita dell'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, che ha incontrato dirigenti, operatori e lavoratori del sindacato. Nel suo intervento l'Arcivescovo ha sottolineato l'impegno della CISL, un patrimonio al quale attingere, ha detto, riferendosi in particolare alla prossimità alla vita nelle aziende e delle persone, che stimola la vocazione all'alleanza da parte della comunità cristiana. Anche con il sindacato. Beh, credo che questi capitoli dell'educazione alla solidarietà, della concretezza dell'impegno sociale ci trovano sullo stesso terreno, ecco, quindi naturalmente ciascuno ha i suoi criteri e le sue metodologie, però penso che sia abbastanza naturale, ecco, quindi. Monsignor Delpini è stato accolto dal segretario generale della CISL milanese Carlo Gerra, che nel suo intervento ha richiamato l'inaugurazione nel 1961 della sede di Viattadino da parte dell'arcivescovo Montini, poi divenuto Papa Paolo VI, e la partecipazione nel 2000 del cardinale Martini alla celebrazione dei 50 anni del sindacato. Per noi oggi è una giornata straordinaria, è una giornata anche storica, appunto, no? Perché significa per noi rafforzare questo rapporto con la diocesi, l'arcidiocesi di Milano, stiamo parlando della realtà più importante d'Europa e del mondo. E quindi insieme dobbiamo cercare, come diceva appunto l'arcivescovo il 6 di dicembre in occasione del messaggio, del discorso che ha fatto nella Basilica di Sant'Ambrogio, dobbiamo cercare di lavorare per il bene comune. Siamo impegnati a presidiare sempre maggiormente il territorio, perché Milano è una realtà importantissima, è la capitale della finanza, dell'economia, del lavoro, dell'operosità, ma ha due velocità Milano. C'è anche l'altra parte di Milano che sta soffrendo molto, e quindi noi dobbiamo metterci in ascolto però e cercare anche di dare delle risposte concrete in modo particolare ai più bisognosi. All'iniziativa ha partecipato anche la leader nazionale della CISL, Anna Maria Furlan. Un sindacato che grazie alle parole di Papa Francesco, alle parole di tanti uomini della Chiesa, compreso ovviamente l'Arcivescovo di Milano oggi, ci fa sentire un po' meno soli in questa battaglia costante per mettere al centro la dignità della persona, che non può essere disgiunta dalla dignità che solo il lavoro offre. A margine della visita l'arcivescovo ha risposto alle domande dei giornalisti sulla manifestazione antirazzista che il 2 marzo ha portato nelle strade milanesi 250.000 persone. È una manifestazione così imponente, naturalmente è un segno, ecco, poi però credo che ci fossero anche molte diverse ragioni, quindi profezia è una cosa un po' più complicata, ecco, però certamente è stato un segnale di una città che vuole essere accogliente, solidale, rispettosa. Durante l'incontro hanno preso la parola un delegato e un giovane rifugiato che sta svolgendo servizio civile presso l'ANOLF, l'associazione della CISL che si occupa di immigrazione.